Buonasera e benvenuti. Questa sera ascolteremo un'altra bella storia fatta di musica, video e van life. Rimanete fino alla fine perché ci sarà una grandissima sorpresa e io fossi in voi non mi staccherei dal televisore. Lanciamo la sigla e ci vediamo tra poco. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Lui è Ternano, nasce con la chitarra in mano e sta sperimentando la vita sul van. Alex Cerasani, buonasera e benvenuto. Buonasera, ciao. Sì, quanto tempo. Quanto tempo, Alex, è vero, sono tanti anni che non ci vedevamo. Come stai? Bene, dai. Bene? Molto bene, felice di essere qui con voi. Bene, sono una bella chiacchierata. Sono molto contenta. Allora, possiamo dire che il tuo animo è totalmente rock? Sì, abbastanza, diciamo, principalmente sì, poi sai, non è che disdegno poi anche tante altre cose che, esatto, che sono un po' intorno a quella cosa. Insomma. Anche se io sbircio le tue storie e ogni tanto vedo, sento le tue schitarrate su Whitney Houston, quindi possiamo dire che c'è anche un lato estremamente romantico? Assolutamente sì. Ah, allora vedi. Molto, molto. Rock romantico, potremmo dire. Bene, senti, allora iniziamo dalla tua storia, raccontiamo piano piano tutte le cose che fai. Iniziamo a raccontare quando e come hai iniziato a suonare, soprattutto perché hai scelto proprio la chitarra. Ok, beh, allora, diciamo che i miei inizi con la chitarra in realtà non è che sono stati poi così felici, perché tipo intorno ai 10 anni i miei genitori mi mandarono a lezione di chitarra da un insegnante della scuola. Ah. È solo che il problema è che io sono andato un anno a lezione di chitarra, sì, ero bravissimo a fare il solfeggio per bambini, quindi passerotto, cane, cane, passerotto, passerotto. E però io dopo un anno, cioè non, la chitarra non sapevo neanche accordarla. Quindi da lì, ok, la chitarra non ci piace. Poi è tornata tipo verso tra i 14 e i 16 anni. Ma hai abbandonato proprio gli strumenti? Hai cambiato strumento? Hai proprio... Hai proprio smesso? Un anno sabbatico? Sì, sì, sì. E poi verso tra i 14 e i 16 anni, così con gli amici andavamo in giro, facevamo queste seratine tra parchi, prati, eccetera, e mi è ripresa un po' di voglia. Tra l'altro c'era un amico che era molto bravo, faceva gli Oasis, tutto Britpop, che si chiama Matteo, ciao Matteo, ciao, lui Matteo. Va molto fiero di questa cosa, e mi ha invogliato un bel po'. Subito dopo, tempo un annetto o due, mio padre mi fece conoscere un bravissimo chitarrista bulgaro che ha vissuto qui a Terni, che si chiama Ross Jordan. Salutiamo anche Ross Jordan. Salutiamo tutti stasera. Salutiamo tutti. E lui è grande, grande metallaro, sai, quelli proprio ipertecnici, no? Grande fan di Yngwie Malmsteen, Steve Vai e tutta quella, diciamo, frangia di chitarristi lì. E da lì poi è partita un po' la mia super, super fissa. Verso i 19 anni mi sono trasferito a Perugia per fare l'università, che poi l'università in realtà non l'ho fatta più per sport seriamente. Ti perché sei stavo iscritto così. Sì, perché stavo 10 ore al giorno da autodidatta a suonare la chitarra. Ero totalmente... La musica vinceva sempre, insomma. Sì, ero totalmente in fissa. In quegli anni lì feci una sorta di provino con una band lì del posto che faceva un sacco di serate, e quindi università, ciao, e sono salito... E abbiamo continuato, sì, sulla strada. Sì, sul palco, strada. E poi non sono più sceso per quasi 20 anni. Adesso non suoni più, però non fai più serate. Adesso non sto facendo concerti live da un paio d'anni, forse anche qualcosa di più, però comunque insomma la musica è sempre una costante. Ti manca fare le serate? Ma allora, alcune sì, alcune, no. Alcune tantissimo, alcune ti giuro guarda veramente tantissimo, e altre però no, onestamente. Assolutamente no. Altri organizziamo, no, organizziamo una serata chitarra e voce, che ne dici, Alex? Con te, volentierissimo. Allora, tu fai video, viaggi,
crei contenuti digitali, hai un canale YouTube. Su quale di queste tue passioni metti più cuore? Ma allora, alla fine un po' tutte, Simo, perché cioè comunque io sono sempre stato uno che si è impegnato e ha cercato di fare delle proprie passioni un mestiere, quindi cioè, le cose, cioè se non ci mettessi il cuore, se non fossi comunque un po' appassionato di quello che faccio, non, cioè, sarebbe anche per me difficile farlo. Sono assolutamente d'accordo. E allora facciamo una cosa, Alex, vediamoci un video che racchiude alcune schitarrate, come le chiami te, di fatte da te a casa, proprio così. Vediamo. Bam! Io già li avevo visti tutti questi video perché ti sbircio il profilo e soprattutto quando invito un ospite mi studio bene il profilo. E poi ad un certo punto, Alex, tu hai portato la tua chitarra sul van. Cosa è successo? Come è iniziata questa storia del van? Ma allora, questa storia del van nasce in realtà qualche annetto fa, perché io per gioco vedevo un sacco di gente, siccome sono un grande fruitore di YouTube, avevo trovato su YouTube un sacco di gente che faceva questo car camping, no? Wow. Con le Jeep. E avevamo quell'anno proprio preso una Jeep, ho detto ma quasi quasi proviamo un paio di giorni questo car camping. E quindi con un minimo di attrezzatura sono partito, dico, vabbè, proviamo 2 o 3 giorni, alla fine di quei 2 o 3 giorni sono tornato dopo 10. Quindi mi è piaciuta da matti quell'esperienza, l'ho fatta per 2 o 3 anni, e poi però alla fine ho iniziato a sentire un po' il bisogno di un mezzo un po' più... Un po' più importante, sì. Un po' più grande, più spazioso. Esatto. Cosa c'è che ti fa innamorare della vita in van? Beh, allora sicuramente tutto il discorso legato alla libertà, al fatto di poter lavorare con viste della Madonna e boh, non lo so. E sceglierti tu la vista. Sì, esatto. L'ufficio. Esatto. No. Spostarti anche
insomma, quando vuoi, come vuoi, con la massima libertà e soprattutto in totale autonomia. Perché poi Esatto. questo tipo di mezzi che sto utilizzando ultimamente sono tutti comunque già diciamo preparati proprio per un utilizzo di sosta libera, quindi con impianto fotovoltaico, serbatoi, Bene. acqua, eccetera, tutti Ottimo, maggiorati, quindi è ottimo. praticamente è come avere un monolocale su ruote. Esatto, E esatto. la figata è questa, Stile alla fine. wild, fighissimo, fighissimo. La tua passione più grande sono i video, da sempre praticamente, no? E tu l'hai trasformato letteralmente in un mestiere. Sì. Sei ufficialmente un videomaker. Da Sì. quanti anni? Ma allora il passaggio è stato abbastanza naturale e abbastanza graduale. Allora, prima della pandemia, io ancora lavoravo, diciamo, 70% musica e 30% video. Iniziavo all'epoca, insomma, a fare un po' i primi lavoretti e nel frattempo a studiare anche un po', insomma, Un po' tutto quel la discorso. pratica, Sì, certo. esatto. E poi è successo che durante la pandemia, col fatto anche un po' che siamo stati a casa, eccetera, di qua e di là, Hai avuto più tempo a disposizione e ti sei ho dedicato di più, no? sì, esatto, quindi diciamo che per farla breve, alla fine della pandemia questo 70 e 30 è stato completamente ribaltato, quindi adesso mi trovo nella Bam! situazione contraria, quindi lavoro di più, Certo, 70% video, social, certo, certo. consulenze digitali, eccetera. E la musica comunque fa parte, tuttora, insomma, della mia vita, è Certo. solo cambiato il modo in cui la La faccio, fai diciamo. Prima, diversamente. sì. Ma il videomaker realmente che cos'è? Chi è? Cosa, di che cosa si occupa? Ma allora, il videomaker si può fare così come il musicista, lo puoi fare in tantissimi modi, totalmente differenti. Si possono fare veramente tantissime cose, poi dipende anche un po' dalle richieste che ci sono. Io non è che ho una strada ben definita col video della serie, cioè no, faccio quello, faccio solo questo. Cerco di fare un po' di spaziare in varie cose. Certo. Beh, poi dipende anche dalle piattaforme, perché per esempio se tu fai dei contenuti su Instagram, sai che su Instagram comunque c'è un formato verticale, c'è Verticale, una durata, c'è esatto. anche il cosiddetto watch timing, no? Quindi è Esatto. una piattaforma dove devi fare dei contenuti molto brevi, molto di impatto, eccetera. Ho Adesso ci tolgono anche la musica da visto, Instagram, è sì, la infatti ho visto una fine. comment. Musica italiana. Esatto. Mentre YouTube invece è quella piattaforma che invece ti permette di fare dei contenuti più lunghi, dove magari le persone si mettono lì la sera, si rilassano, si Certo, guardano un po' certo. tipo televisione, eccetera. Poi ci sono gli spot pubblicitari, insomma, Certo, un sacco certo. di cose. Senti, ma tu che attrezzatura utilizzi per fare i tuoi video, per montare i video? Ma allora, generalmente durante i viaggi cerco di portare quello che serve, però un setup molto leggero. Quindi ho una camera mirrorless, un drone, un action cam e qualcosa ogni tanto anche col telefono. Comunque tutte cose che stanno, insomma, in uno zainetto così. Bello. Quindi trasportabilità, cioè abbiamo Perché il tutto. drone in realtà è piccolo così, no? Cioè, Sì, giusto, una volta si chiude chiuso, giusto perché si aprono, come si esatto. chiamano? Sì, Le i braccetti, sì, le zampe. Le zampe. Sì, esatto. zampette. Si chiudono e diventano piccolini, Sì, no? esatto. E se dovessimo monetizzare, dare una cifra, quanto ci vuole? Quanto bisognerebbe spendere per comprare tutto un materiale? Per iniziare a fare il videomaker, cioè c'è un ragazzo e dice: io voglio fare il videomaker, che cifra devo investire inizialmente? Ma guarda, allora, se c'è una cosa che credo un po' di aver imparato, soprattutto all'inizio, è che non è tanto la strumentazione, ma il contenuto. Poi sai, anche lì dipende da cosa vuoi fare. E sicuramente se magari un ragazzo giovane vuole, non lo so, ad esempio iniziare a fare YouTube, cioè basta Certo. semplicemente un cellulare, un telefonino. È chiaro che se poi dopo magari vai su altri settori, devi fare cose più professionali, allora lì si apre tutto un mondo di camere, di mirrorless, di full frame, APS-C, Mamma droni, mia, mi eccetera, aiuto. che diventa, sì, c'è un po' di tutto, insomma, non,
Cioè, una cifra adesso, onestamente, una cifra non te la so dire perché poi dipende, c'è chi magari fa dei video sportivi, quindi basta un action cam, una GoPro, eccetera, quindi già con quella riesci a fare tantissimo, cioè magari che ne so, c'hai matrimoni, quindi chi fa i matrimoni, quindi magari c'è bisogno di una bella camera per fare l'effetto Certo, bokeh e tanta certo. qualità. Quindi ecco, insomma, è difficile dare un po', diciamo, un budget. Dipende sempre da quello che Che vuoi vuoi andare a fare. fare? A che Sicuramente cosa? non è fondamentale partire, dice, oh, prendo la camera, l'ultima uscita, l'ultima Ok, Sony quindi da possiamo 5.000 euro. partire anche con un drone piccolino, Sì, no? assolutamente. Anche Ok. perché poi Questa era una adesso. domanda che interessava a me. Ah, perché? È una domanda Vabbè, poi personale. dopo ti do qualche Dopo dritta. parliamo, Alex. Sì. Senti, ma invece che consiglio ti sentiresti dare ad un ragazzo che oggi vorrebbe iniziare proprio questo mestiere, il tuo mestiere, quindi diventare un videomaker? Ma mi risulta un po' difficile anche dare un consiglio. La cosa che posso dire, secondo quello che è un po' la mia esperienza, è di guardare tanto, di guardare tante cose, cercare Di di rubare non, con gli di, beh, occhi. allora, di non copiare, però magari di prendere spunto, sì. Almeno per me è stata così. Io sono stato sempre un grandissimo fruitore, soprattutto di YouTube, dove c'è veramente gente che fa delle robe pazzesche, delle Certo, robe incredibili. Quindi, YouTube è un sì, mondo a sé. ma lo stesso Instagram, che poi Sì, è vero. anche lì, insomma, ogni tanto trovi delle robe che sono Incredibili, veramente è vero, è pazzesche. vero. Quindi, secondo me, ecco, se dovessi dare proprio un consiglio, soprattutto all'inizio, è quello di guardare tante, tante cose, tanti contenuti e magari iniziare un po' a prendere spunto e diciamo, a creare un po' il E a proprio, no? distinguersi però da quello che già c'è sul mercato, no? Quello Dei video. sicuramente. È difficile Ok. perché ormai, cioè, veramente siamo abituati a vedere di tutto. Quindi, cioè, fare cose proprio originali che nessuno ha mai visto è molto, molto complicato, è Certo, molto certo, difficile. certo. Però comunque c'è l'originalità nelle cose. E Insomma, allora si può facciamo una sempre cosa, mettere. Alex, vediamoci un estratto di alcuni tuoi montaggi video, tra cui anche il van. Bene. Vediamo. Dai. Bene, amici, piccola comunicazione di servizio per dirvi che parte ufficialmente adesso da qui questo viaggio in van che verrà documentato. Ma vi spiego un attimo com'è andata. Io sono sempre stato già da qualche anno un amante di questo modo di viaggiare così on the road in totale autonomia e libertà. L'anno scorso, attraverso una collaborazione con Ternana Caravan, ho avuto la grande fortuna di poter provare un mezzo simile a questo e di viverci proprio per circa un mese. Un mese dove ho fatto un po' a su e giù per l'Italia e ho vissuto un po' veramente quasi come se fossi a casa. Da lì mi sono totalmente innamorato di questo modo di viaggiare perché comunque a livello di proprio di libertà, di opportunità, insomma, è una figata, a me è piaciuto da matti. Iniziamo col dire che l'obiettivo principale di questo viaggio sarà quello di fare un po' quello che faccio a casa normalmente, ma solo ed esclusivamente in sosta libera. Quindi io non mi attaccherò mai a prese da corrente esterne, a campeggi, aree sosta, eccetera. Questo mezzo è stato preparato proprio per questo, attraverso un impianto fotovoltaico, un inverter, eccetera, che poi magari andremo a vedere nello specifico. E quindi niente ragazzi, questo è il primo episodio, sono molto molto gasato, ci tengo comunque a ringraziare tantissimo Gabriele perché mi fornisce sempre dei mezzi molto adatti a un po' questa che è la mia concezione di viaggio di totale autonomia e quindi grazie Gabriele e niente ragazzi, ci vediamo on the road, spero che questi video vi piacciono e...
dai, sarà un modo per condividere un po' questa esperienza, magari fare anche due chiacchiere nei commenti di qualche aspetto tecnico, impiantistico, comunque per qualsiasi curiosità scrivetemi che io rispondo sempre molto volentieri, ok? Mi è sempre piaciuto condividere queste cose perché sì, ne guardo anche tante. So adesso quanti video pubblicherò, sarà tutto fatto molto on the road, come se fossi a casa, con la differenza che lavorerò, andrò in giro e mi godrò dei posti. Mamma mia, grazie Alex, mi hai fatto sognare un attimo. È un piacere. Tu sai che io adoro la vita sul van, sui camper, perché ne abbiamo già parlato. Sì. E la prossima meta invece già la sai? Conosci? Ma la prossima meta no, non la so ancora. Sicuramente ripartirò con un altro mezzo. Tra l'altro questo spezzone che abbiamo visto è un estratto dal primo vlog che ho fatto del tuo canale YouTube? Sì, di questa serie. Ho fatto proprio una serie dove ho raccontato questo mese in van. Adesso siamo tipo all'ottavo episodio, ce ne saranno ancora 3-4. E io li ho visti tutti e meritano, quindi guardateli. Come Grande. Si chiama il canale, Ale? Alex Cerasani, niente cioè, di più facile di così, di più semplice. Si muore. Senti, la richiesta video più bella che ti abbiano mai fatto? Questa. Il fatto di poter viaggiare con un mezzo del genere e fare una parte dedicata al vlog, che è questa che sta su YouTube. E poi c'è anche tutta una parte commerciale dedicata all'azienda che mi ha fornito il van, e per cui cioè, è veramente un piacere. Secondo me è la cosa più bella, perché poi... come raccontavo anche un po' in quell'apertura, tu veramente c'hai la possibilità di lavorare in mezzo a quei posti lì, e quindi per me è una figata pazzesca. Certo, certo. Ti faccio una domanda, Alex, sei felice? Allora, in questo momento è una domanda molto, come dire, un po' particolare, perché ho perso papà da poco. Adesso è ancora un po' forse presto per parlarne, e quindi sai, inevitabilmente c'è un momento un po' molto particolare dove bisogna un po' riorganizzarsi, capire un po' alcune cose, quindi se ti dovessi rispondere adesso in questo momento, no, certo, ovviamente. Certo, però insomma dai, andiamo avanti. Allora io ti auguro di ritrovare la tua serenità, Alex. Grazie, ti ringrazio. E parlando ancora di musica, Alex, se io ti faccio il nome di Maurizio Solieri, ti dice niente? L'hai mai sentito questo nome? Beh, allora, innanzitutto diciamo che Maurizio Solieri è... Cioè, forse se non ci fosse stato Maurizio Solieri non avrei neanche fatto il chitarrista per 20 anni. Addirittura. Quindi sì, innanzitutto nasco un po' anche come suo grandissimo fan. Poi negli anni... Come un po' tutti probabilmente, sì, no? Ovviamente. E poi negli anni siamo diventati molto amici, e abbiamo fatto varie cose insieme. Alla fine ogni anno, credo che ogni anno abbiamo sempre fatto qualche concerto. Lui veniva ospite nella mia band oppure in altre situazioni, eccetera, eccetera. Quindi Maurizio Solieri. Quindi tu puoi dire di aver suonato con Maurizio Solieri sul palco? Sì, sì, ma da anni. Ma poi siamo amici, andiamo anche in vacanza insieme da un sacco di tempo. Sì, sì. Cioè... E allora facciamo una cosa, Alex. Vediamoci un video che raccoglie proprio alcune immagini di una collaborazione che state facendo tu e Maurizio Solieri. Vai. Vai, andiamo. Buongiorno, è arrivato la rodina. Ok, buongiorno. Ciao ragazzi. Ora sei arrivato qua. Benvenuto nella mia camera d'albergo sui vuoti.
when I saw you looking at me with a smile like you wanted me. Saying, boy, come on, will our break be gone? I just had to try. You just move. Ciao amici, bentornati. Guardate che ci abbiamo oggi ospite in van. Siamo a Bologna, abbiamo fatto ieri un bel video. Mamma mia, ma avete capito di chi stiamo parlando? Maurizio Solieri, 30 anni di musica con Vasco Rossi. Che rapporto non solo, non solo. Cioè, Steam non Rogers, solo, vero, forse, forse anche vero, per più di 30 anni, vabbè, vero, ma non solo, ma... Steve Rogers Band, io per esempio ero un grandissimo fan della Steve Rogers Band, e la prima volta infatti che l'ho incontrato, primi anni 2000, parliamo, fu proprio una reunion della Steve Rogers Band a Zocca. Esatto. Fu una cosa fantastica. Fantastica. Io ti ho nominato Vasco Rossi perché sono una grandissima fan di Vasco. E tu pensa, Alex, che nel 2005, tu ti ricordi quando è venuto a Terni, no? Certo. In concerto? Io all'epoca lavoravo in un'emittente radiofonica e avrei dovuto intervistare Vasco. Ah. Solo che lui alla fine non accettò di fare interviste, di rilasciare interviste neanche alla Rai. Ma attenzione, non ha lasciato, non ha rilasciato queste interviste, ma sono riuscita comunque ad incontrarlo e a fare una chiacchierata, e io ho le prove, okay. Quindi chiedo alla regia di agevolare le prove. Ti è 2005. Una piccola me, 2005, ma ti rendi conto? Questa poi è la foto, hai fatto la foto alla fotografia? Esatto, esatto, sì, perché all'epoca, cioè 2005, io non avevo neanche Facebook, non c'erano i social, certo. Non c'era nulla, quindi è una foto fatta su una foto, quindi ecco, ho avuto il piacere di conoscere Vasco Rossi, ma non ho avuto il piacere, caro Alex, di conoscere Maurizio Solieri. Chissà se. Solo che a volte i sogni diventano realtà. Prova a chiamarlo, vediamo. Puoi chiamarlo tu, Maurizio? Uè, si capisce! Oh mio Dio! Maurizio Solieri, benvenuto! Mamma mia! Maurizio, ciao. Come stai? Bene, sto bene. Stai bene? Ma dove ti trovi? Che vedo Marshall, tutti gli strumenti. Sono nello studio sotto casa, dove Alex mi ha filmato di nascosto l'altro giorno. Io poi non sapevo che avesse filmato ogni secondo in cui eravamo insieme, qui, là, su e giù, eccetera, eccetera. Mi sono trovato praticamente metà della giornata su questo vlog, come lo chiama lui. Però me ne ero accorto. Perché lui è uno youtuber. Beh, insomma, ancora no. Maurizio. Dimmi. Allora, io ho il piacere di avere davanti a me un mostro della musica, della storia della musica italiana, un mostro nel senso buono del termine. Ma come si fa a parlare seriamente con te? È un
pazzo, è uno di noi, è uno di a me noi. Piace, a me piace essere cazzarolo, come si dice a Roma. Grande, a noi ci piacciono queste persone. Ma esatto, perché chi non mi conosce crede che io sia molto serio, molto che se la tiri, e così che guarda la gente dall'alto al basso. Invece chi mi conosce sa che sono serio, certo, ma mi piace anche molto giocare, molto divertirmi e dire delle stronzate. Esatto. Infatti assolutamente, confermo. Conferma Alex, confermo i racconti che mi fa Alex del vostro rapporto. Senti Maurizio, ma a che punto ti trovi della tua vita in questo momento? Che fai? In questo momento, allora, verso la fine di aprile compirò 70 anni, per cui insomma è già un'età piuttosto importante. E poi niente, in questo periodo sto praticamente facendo delle presentazioni dei due prodotti che ho fatto quest'anno, ovvero questa sera rock and roll, esatto, di cui è stato, vedi che non lo sapevi, come il 99% della gente non sa perché insomma non si informa. Me lo andrò a comprare, guarda un po'. Praticamente questa è la ristampa della mia biografia che uscì per la prima volta nel 2011, e l'anno scorso io e Massimo Poggini, che è il giornalista con cui l'ho fatta, praticamente abbiamo pensato di andare avanti, di fare gli ultimi quattro capitoli che arrivano al 2022. E poi c'è questo CD, fra l'altro, che è uscito qualche mese fa, che si chiama Resurrection, di cui fra un po' di tempo uscirà anche il vinile. Basta. Meraviglioso. Senti, ma è vero che non ne conoscevi uno tu? No, guarda, assolutamente stai dicendo una bugia, perché io ho studiato. Studiato. ho studiato. Senti, ma volevo chiederti, ma è vero che la tua prima chitarra te l'ha regalata la tua mamma? Sì. Quando... me l'ha regalata la mia mamma, anche perché chiaramente io insistevo come un matto, cioè all'epoca... Parliamo degli anni 60, cioè la chitarra, sai, la vedevi Beatles, vedevi Elvis Presley, vedevi Rolling Stones, vedevi tutti questi gruppi con la chitarra elettrica, no? E chiaramente la mia prima chitarra fu una chitarra acustica da 8.000 lire. Poi dopo un po' arrivò la prima elettrica che costava 25.000 lire, che era una Echo, e basta, poi dopo siamo andati avanti. Questa cosa è successa a me? Cioè la stessa cosa, io ho ereditato da mamma una vecchia Echo degli anni 60, acustica, e le prime cose le ho fatte con quella. Lo vedi? Avete talmente tante cose in comune che era impossibile non collaborare. Beh, no, allora, una cosa musica. Che è in comune tutti quelli che suonano la chitarra. Tutti incominciano, cioè è difficile che un ragazzino di 10 anni incominci a suonare subito con una Gibson o una Fender. Tutti incominciano da situazioni molto così tranquille, molto poco costose, per poi man mano aumentare la situazione. Bene, bene. Senti Maurizio, nel 1983 arriva il vero successo con Vita Spericolata, con cui avete fatto il primo tour a livello nazionale, correggimi se sbaglio. Che effetto ti faceva sentire tutte quelle voci cantare all'unisono le vostre canzoni, i vostri pezzi? Beh, allora il pubblico non era casinaro come adesso, nel senso che tutti cantano stonati e così. La gente ascoltava molto, c'era un pubblico che ascoltava e si informava soprattutto. E questa è stata la storia di tante grandi star, perché voglio dire, senza questo pubblico pieno di curiosità non sarebbero nati Vasco Rossi, Fabrizio De André, Lucio Dalla, De Gregori, Renato Zero, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso basta andare a Sanremo in mutande, il giorno dopo ti fanno fare gli stadi, dicono. Mi dispiace, ma confermo e sono d'accordo con te, Maurizio. Purtroppo è così, è vero, è vero. È cambiato proprio la musica. Non ascolta più la musica. La gente, esatto, non ascolta, in Italia, la gente non ascolta la musica. La gente guarda solo i social network, guarda solo l'immagine e basta.
È vero, non c'è più la musica di una volta, lo possiamo dire. È vero. E senti, ma invece che rapporto hai oggi con Vasco? Vi sentite ancora? Vai ancora arrabbiato? Chi? Lui? Vasco? Ma no, nessuno è arrabbiato, voglio dire, dopo tanti anni, cioè non è che non ci abbia mai suonato, cioè io credo di aver vissuto gli anni più belli e le situazioni più belle dal punto di vista anche artistico, nel senso che comunque, voglio dire, non so se lo sai, io ho scritto la musica di parecchie canzoni di Vasco Rossi, come canzone, Certamente sì. come C'è chi dice no, ridere di te, dormi dormi, se è vero o no, lo show, eccetera, eccetera. Per cui credo di aver fatto già tutto quello che andava fatto in tempi in cui c'era un pubblico curioso che ti seguiva con grande curiosità e soprattutto un pubblico che ascoltava la musica. Adesso il pubblico, ma non solo di Vasco, anche un po' di tutti, va a vedere i concerti solo perché bisogna andarci, solo perché è un evento. E basta. Certo. E rispetto a tutti questi brani che hai scritto, Maurizio, ce n'è uno che ti rimane sempre nel cuore? Un po' tutti i miei figli, capito? Se ne devo scegliere due, perché come Alex sa bene, tutti quelli che mi intervistano mi chiedono sempre: qual è la mia chitarra preferita? Qual è il mio amplificatore preferito? Qual è il mio pezzo preferito? Io ormai lo so, sono preparato. E, se ne vogliamo prendere due, che sono molto diversi, sono Canzone, che è una grande ballata che è nata strumentale, e poi Vasco ha scritto questo bellissimo testo ispirandosi a una storia d'amore che io nel frattempo avevo avuto ed era finita, e poi lo show, che credo che sia il vero pezzo rock per eccellenza. Immagino. Non a caso un sacco di concerti poi di Vasco proprio partivano con lo show. È vero, è vero. Esatto. No, ma anche perché musicalmente credo che sia un pezzo molto originale. Mischia l'heavy metal col prog, insomma, è sicuramente qualcosa che in Italia non si è sentito molto. Bene. Maurizio, tu sei un autodidatta, dico bene? Fantastico, un talento vero della musica. Hai mai avuto momenti di sconforto? Cioè, hai mai pensato addirittura di mollare la musica? No, quello no. No, anche perché, bene o male, noi abbiamo incominciato all'inizio come radiofonici, cioè voglio dire, non ci interessavano né i soldi, ma parlo proprio all'inizio inizio. Non ci interessavano né i soldi né il grande successo. Noi volevamo essere i Rolling Stones, andare sul palco e ti parlo Vasco, io, Massimo Riva, eccetera, eccetera. Nelle primissime formazioni andavamo sul palco e cercavamo di essere la grande rock per eccellenza che all'epoca erano i Rolling Stones o i Queen, hai capito? Per cui ci interessava più la musica che il grande successo, le fans, gli autografi e queste cose. E poi sono arrivate con gli anni, ma sinceramente alla fine ancora adesso per me non è una cosa importante. Immagino. Senti, Maurizio, ti senti più in debito o in credito con la tua vita? Mi sento forse un pochino in debito per certe cose, però ho avuto talmente tante soddisfazioni e comunque voglio dire, la mia carriera è talmente vasta che io, bene o male, insomma, voglio dire, posso andare avanti per un sacco di tempo, nel senso che, insomma, voglio dire, tutti sanno cosa ho fatto, chiaramente la maggior parte della gente conosce la mia vita musicale per quanto riguarda la collaborazione e i tanti anni passati con Vasco, capito? Però poi c'è anche un pubblico, diciamo, più di nicchia che sa che io faccio i miei dischi, che faccio le mie presentazioni, le mie cose, insomma, non mi posso lamentare assolutamente. Certo. Senti Maurizio, che cosa ne pensi di questo signore che ho qui in studio, di Alex Cerasani? È un bravo chitarrista? Voglio dire, vabbè, siamo amici da tanti anni e insomma ci divertiamo molto insieme, insomma, nel senso che c'è sempre qualcosa da dire e ci sono sempre cose da fare. Per cui è un ottimo chitarrista. Peccato che per età sia nato in un momento in cui gli assoli di chitarra non ci sono più in Italia.
È Questa è un po' la assolutamente sfiga vero. dei chitarristi di la sfiga dei chitarristi di adesso, che nella musica pop, in Italia, allora la musica rock non viene tenuta in considerazione in Italia, e la musica pop vede solo delle tastiere, dei suoni elettronici e dei personaggi che sicuramente non sanno neanche da che parte si incomincia a cantare. Poi non parliamo dei soli di chitarra che non esistono praticamente più. Certo. Maurizio, che consiglio ti sentiresti di dare ad un ragazzo che oggi vorrebbe iniziare a seguire il mondo della musica, in modo particolare la chitarra? Di avere una gran pazienza, di farlo se ha veramente passione e di farlo soprattutto per se stesso, perché è difficile che un chitarrista possa raggiungere, cioè, voglio dire, ho vissuto anni in cui l'essere artisti era qualcosa di importante, per cui avere uno stile riconoscibile, che poi la cosa che di me, voglio dire, la gente riconosce di più e di cui io sono più soddisfatto, è che adesso, voglio dire, ci sono centinaia di ottimi musicisti che hanno una grande tecnica, però purtroppo non hanno la possibilità di essere conosciuti perché la chitarra è uno strumento che viene utilizzato pochissimo adesso, per cui bisogna avere una grande passione e farlo soprattutto per se stessi. Poi, ecco, una cosa molto importante, studiare vari generi musicali, perché comunque dal punto di vista delle registrazioni, insomma, qualcosa può saltare fuori, insomma, nel senso che non basta fermarsi solo al rock o al blues, bisogna sapere un po' di jazz, un po' di musica latina, un po' di tutto, per sperare almeno di poter lavorare in studio in qualche produzione. Bene, bene. Mi piace chiudere sempre con una domanda, Maurizio. Sei felice? Sì, direi di sì. È chiaro, vorrei, io credo, cioè voglio dire, mi valuto molto bene come artista, no? Anzi, sono il primo fan di me stesso, no? E Alex lo sa bene. Quando io faccio i miei dischi, se i pezzi non mi fanno impazzire proprio dal punto di vista personale, non li faccio. Non mi metto a tavolino a fare una canzone e dice: ma è caruccia, così, no, deve proprio entusiasmarmi e continuare a farlo per gli anni a venire, hai capito? Per cui è chiaro che non mi posso lamentare, però mi piacerebbe che in Italia mi fosse un po' più riconosciuto dal punto di vista artistico i prodotti che faccio in prima persona, non solamente Vasco e la Steve Rogers Band, che sono chiaramente la cosa più importante che ho fatto. Però, insomma, anche questo disco ha dei pezzi molto belli e mi piacerebbe anche presentarli dal vivo, cosa che Direi di... diventa sempre più difficile fare. E tra l'altro a breve uscirà anche un video, che è quello che poi abbiamo visto nel servizio di prima, era un estratto dal vlog, che adesso tra l'altro lunedì andremo a finire le riprese. Abbiamo Esatto. fatto questo bel videoclip stile molto western, in un Wow. posto fighissimo, tra l'altro. Col cappello da cowboy stile Beh, country. certo. Sì, ma no, ma l'idea è venuta. Allora, l'ultimo pezzo del mio disco si chiama Renaissance, perché il disco parla appunto di questa rinascita musicale, rinascita dopo la malattia, rinascita dopo la pandemia, eccetera, eccetera. Per cui si apre con Rock and Roll Heaven, che è il paradiso del rock and roll, e si chiude con Renaissance, che è l'unico pezzo strumentale del disco, che è un pezzo acustico. Allora, visto che qui io i miei video più o meno che ho fatto fino adesso li faccio tutti vicino a casa, perché io abito nelle colline, fuori una decina di chilometri da Bologna. Per cui qua vicino a una quindicina di minuti c'è questa zona che ricorda molto il Montana, molto ricorda il West, no? Per cui ho pensato di farlo in questa ambientazione, un po' che ricorda un po' la serie Yellowstone. Bellissimo, bellissimo. E quindi E mi sono allora ti messo. faccio un grandissimo in bocca al lupo, Maurizio, per questo progetto. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, perché per me è stato veramente un onore conoscere una rockstar come te. Mi Grazie capisce. mille. Tu
fai il modesto, tu fai il modesto, ma Maurizio No. Solieri per noi è un mito, insomma, quindi grazie di Tesoro, cuore. tesoro. Allora, ti dico questa cosa. Siamo circondati da anni di una serie di sfigati, come li chiamo io, che credono di essere delle rock star. Allora, chi magari ha vissuto così, fra virgolette, da rock star, noi ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanta bella musica, abbiamo fatto grandi tour, abbiamo riso e scherzato e fatto grandi tavolate, insomma, noi l'abbiamo sempre vissuta così. Io non mi sono mai sentito una rock star assolutamente, cioè ho una grande carriera alle spalle e attualmente, però non sono uno che si prende molto sul serio, mi prendo sul serio sulla musica, questo sì, però non mi considero una rock star. Vabbè, tu puoi dire quello che vuoi, Maurizio, ma per noi lo sei e lo sarai per sempre. Quindi grazie per essere stato qui con noi, è stato veramente un piacere e un onore conoscerti. Ti abbraccio, ti saluto e grazie Alex Cerasani per essere stato qui con noi, grazie Grazie a voi, per essere piacere. venuto qui e noi salutiamo i nostri telespettatori. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters.